Sul serio, nel 2016 c'è ancora gente che ha contratti di affitto in nero? Quali potrebbero essere le condizioni che spingono un conduttore o un locatore a fare un contratto di locazione in nero? Io sinceramente vedo solo svantaggi. Se sei proprietario, come prima cosa ti rendi ricattabile dal tuo conduttore, che in qualsiasi momento può interrompere il pagamento dei canoni di locazione, oltre che a denunciarti all'Agenzia delle Entrate. Numero 2. Se per mille motivi il conduttore decide di non pagarti più l'affitto o le spese condominiali, tu non hai alcun titolo per chiedergliele, senza autodenunciarti alle autorità. Terzo, anche se so che questo ti interessa poco, stai evadendo le tasse e quindi sei un po' stronzo. Se invece sei un conduttore, anche per te ci sono solo svantaggi. Il primo, a mio avviso, è quello di non avere nessuna tutela, ovvero hai gli stessi diritti di una persona che occupa abusivamente un appartamento. Quindi non hai alcun titolo per portare residenza o avere agevolazioni di tipo fiscale. Secondo, come fai a giustificare la somma di soldi in nero che puntualmente esce ogni mese dal tuo conto corrente? Ricordati che l'occhio del grande fratello dello Stato osserva anche te. Infine, il terzo motivo, non meno importante, è che non avendo un contratto regolare di affitto, non riesci a dimostrare lo storico dei tuoi pagamenti. Quindi, se un domani vuoi accedere a un mutuo per comprarti la tua prima casa, non riesci a dimostrare alla banca il fatto che tu mensilmente abbia pagato un determinato importo. E credimi, alla banca interessa. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui secondo me non è vantaggioso avere una locazione in nero. Dal 2011, con l'introduzione della normativa che per semplicità chiameremo cedolare secca, sono stati introdotti diversi vantaggi fiscali, sia per il proprietario che per il conduttore. La forte riduzione della tassazione ha permesso l'emersione di diversi contratti di affitto che prima non erano regolari. Questo secondo me è uno dei pochi provvedimenti che veramente serve al mercato immobiliare, garantendo più trasparenza per tutti e più tutele. Alla fine un contratto in nero fa male a tutti, proprietario, conduttore e anche allo Stato. Quindi anche a te che mi guardi.